Vice Sindaco, da oggi San Basilio ha un suo lab center, che cos'è? È una struttura, diciamo, che abbiamo ristrutturato e abbiamo adeguato per renderla fruibile alla cittadinanza, e non è altro che un laboratorio multimediale, una sala polivalente che vorremmo sfruttare come promozione del territorio, come fulcro per la promozione, diciamo, dei prodotti tipici locali e territoriali, per uso ai costumi e tradizioni. Ma il nostro intento è anche quella di renderla proprio un vero e proprio fulcro per il territorio, come sala polivalente per convegni, manifestazioni e quant'altro possa essere d'attrazione e da promozione per il territorio. Qui ci troviamo proprio alle spalle del comune, che cosa c'era prima? Allora, qui siamo praticamente in quello che noi definiamo il salotto buono del paese, ovvero un'area centrale a ridosso del comune, nella piazza principale del paese, dove c'è l'anfiteatro comunale, dove qui ogni anno ci sono diverse manifestazioni e ogni estate noi proporremo un cartellone di eventi molto ricco e variegato. Qui alle nostre spalle, dove ora sorge questa struttura, c'erano soltanto dei pilastri che sostenevano la piazzetta di sopra, che erano uno spazio degradato, diciamo adibito sostanzialmente a parcheggi. Ora invece noi, con questo progetto di riqualificazione, è proprio lì, questo è un progetto, un'idea concreta di come abbiamo diciamo, risanato un luogo per renderlo fruibile proprio alla cittadinanza. Lei è anche assessore ai lavori pubblici. A proposito di qualificazione, ci sono altri lavori che interessano anche l'altra parte della strada? Senz'altro, noi innanzitutto con l'inaugurazione di questa struttura abbiamo riqualificato una zona qui, che è quella adiacente all'anfiteatro comunale, ma il nostro progetto è innanzitutto quello di abbellire e riqualificare tutta Piazza Paolo Bellizzi. Sono cominciati e stanno per terminare i lavori di adeguamento sismico dell'edificio comunale, per renderlo, diciamo, adeguato alle nuove normative sismiche e di abbellimento anche della facciata. Abbiamo proceduto già con l'abbattimento di una vecchia piazza mercato qui, che ormai era in disuso, per riqualificare quella zona, ma a breve partiranno anche altri progetti di qualificazione di Piazza Paolo Bellizzi, che è la piazzetta qui dove c'è la villetta comunale. Queste sono delle iniziative, le ultime, che si inseriscono un po' in un progetto più ampio che l'amministrazione comunale sta portando avanti ormai da più di un lustro, in effetti, perché siete già alla seconda legislatura. Si può trarre un piccolo bilancio anche della vendita degli immobili che erano stati abbandonati, delle nuove tecnologie che voi avete implementato in questa cittadina? Senz'altro, i nostri progetti sono tutti quanti, gravitano tutto attorno a un nucleo centrale, cioè quello di rendere il paese più vivibile e più attrattivo rispetto al territorio. Questo progetto, il Lab Center, questa struttura che inaugureremo, che stiamo inaugurando oggi alle nostre spalle, in realtà è uno dei punti cardine del nostro progetto amministrativo, perché insieme a questo abbiamo già ristrutturato ed adeguato altre due strutture comunali, uno da adibire proprio a centro degustazioni e promozione del patrimonio enogastronomico territoriale, e un'altra struttura qui vicino che dovrebbe essere adibita ad una foresteria, cioè come punto di prima accoglienza per i turisti che intendono visitare e soggiornare per qualche giorno all'interno del paese. Ce ne sono turisti interessati a San Basile? Allora, i turisti interessati a San Basilio ce ne sono. Logicamente la crisi finanziaria, come un po' in tutta Italia, colpisce anche il nostro paese, quindi diciamo i turisti che gravitano e quelli, diciamo, disposti a comprare casa sono un po' di meno rispetto a prima, però non vi nego che l'attrazione per San Basilio, anche in virtù dei nostri progetti, è tanta. Anche perché noi come amministrazione comunale stiamo cercando di fornire una serie di servizi e di mantenere anche le tariffe comunali basse, proprio per consentire alle persone che vogliono venire ad abitare a San Basilio di trovare un'oasi, diciamo, vivibile, più vivibile possibile. Tant'è vero che noi abbiamo proposto e proponiamo tuttora, da 9 anni a questa parte, il wifi comunale totalmente gratuito. Abbiamo messo a disposizione una serie di servizi, una serie di progetti proprio atti e volti a consentire alle persone di trovare San Basile come, diciamo, un'oasi felice.